suo tempo. Il mio migliore, volevo limarlo un attimo perché dal 2020 ne sono usciti davvero pochi di 200 buoni come questo. Faccio sempre un po' fatica a trovare la bracciata giusta. Per fortuna questa volta l'ho trovata, sia nel 400 mi ha dato una giusta carica, perché sto nuotando davvero bene, quindi sono contento e trovo appunto uno stimolo in più, vedendo che la mattina faccio poca fatica, poi il pomeriggio so di averne molto di più, poi sono molto concentrato su quello che faccio. Questi ultimi mesi ho imparato davvero a cambiare la mia mentalità ed essere molto più cattivo. Sono arrivato qui, volevo vincere, l'ho fatto due volte, non avevo mai vinto il campionato italiano, quindi questo è un punto di partenza per far bene prima il mondiale e poi soprattutto l'europeo. Quanto hai fluito, come mi avevi già detto l'altro giorno, il cambiamento, no, con Minotti, e quindi la qualità, la brillantezza e diciamo la diminuzione della quantità invece? No, si vede che è stata una scelta giusta, perché comunque mi sto trovando davvero bene. Adesso devo un po' riscoprire il 400, perché facendo lavori diversi è un po', posso azzardare un passaggio più veloce. Quindi è tutto da scoprire, adesso qui sono arrivato con una mentalità diversa, non ho pensato molto al tempo, però sicuramente c'è tempo per fare un ottimo lavoro. 30 centesimi in più dal campo olimpico per il mondiale. Sì, non ci ho pensato, però ora che sono lì penso di fare anche la gara individuale, spero, perché voglio divertirmi e mi sento pronto. Mi sei calciato l'equilibrio, è una cosa che un po' mi è mancata e che devo ritrovare, perché non è facile trovarlo, e penso che quando lo troverò sarà ancora meglio di così. Quindi ci sto lavorando davvero tanto per trovare il mio equilibrio. Questo è sicuramente un punto di partenza, qualcosa che mi aiuta nel mio percorso e che sono sicuro che andrà bene. Ti rendi conto che hai vinto una finale stellare, insomma, eravate tutti lì, hai gestito la gara, eri terzo fino a 150, credo. Sì. Ma cosa è scattato nell'ultimo 50? Semplicemente ho avuto un po' di consapevolezza in più. Avevo preparato questa gara con Christian, vista la corsia accanto a Dicola, sapevo che lui sarebbe passato più forte, quindi ho detto che dovevo stargli molto vicino al 100, di non lasciarlo perdere, cioè di non perderlo, e ci sono riuscito nuotando molto bene, penso. E poi dal terzo 50 mi sono visto lì e ho detto voglio vincerla, quindi poi l'ultimo 50 proprio cattiveria pura e ha pagato. Marco, più contento, ciao, di questo oro o di quello dell'altro giorno? Ma sicuramente penso che questo sia molto diverso, perché il 200, come ho detto, non è una gara che mi viene bene molto spesso, quindi e sicuramente sono molto più contento di questo e penso anche più inaspettato. È una staffetta da medaglia questa? Viste le assenze che ci saranno al mondiale, può essere una bella staffetta, molto competitiva sicuramente. Purtroppo è mancato Ballo, che con il suo 1.45 avrebbe aiutato molto. Però comunque siamo molto competitivi, visto che manca la Russia e credo anche l'Australia, che ci hanno battuto entrambe all'Olimpiade, quindi ci sono buone speranze.